Bene, buonasera ai nostri ascoltatori di Osservatorio Antimafia, la trasmissione che va in onda ogni mercoledì alle ore 22. Chi vi parla è Ugo Lombardi e abbiamo stasera un grande ospite che si chiama Aaron Pettinari, è caporedattore di Antimafia 2000. Prima di dare la parola ad Aaron Pettinari, però, ridiamo la parola alla nostra regia per salutare il network. Prego, Ugo. Ti ringrazio Ugo, ormai come dico sempre di consueto la nostra web radio, Radio Saiuz, si avvale della collaborazione di altre web radio che sono appunto Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena New Radio, poi abbiamo anche Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie insieme alle due storiche Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic. Ci sono sempre le nostre web TV al link di radiosites.it insieme alla chat che è aperta e io consiglio sempre di scrivere e di porre tutte le domande del caso. Ci si può seguire anche sulla nostra pagina Facebook di Radio Sites, anche lì la chat è aperta e mi raccomando scrivete. Inoltre è uscito già questo mese il Sites News, che lo potete trovare comunque sul link di Radio Sites, del mese di marzo ovviamente, e inoltre per ultimo ma non ultimo abbiamo il nostro media center al saiusmedia.it, dove al posto login basta mettere ospite, non c'è bisogno di password e si può tranquillamente andare a rivedere o comunque anche a recuperare per così dire tutti quei programmi che per qualche motivo non siamo riusciti a seguire, quindi si può spazzare tranquillamente nel mare, così mi piace dire, di Radio Science. Con questo è tutto, ti ripasso la parola Ugo. Bene, noi la ridiamo a Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net, a cui affidiamo le ultime notizie. Prego, Massimo. Grazie a Ugo Lombardi alle 22.04, riprendiamo qui dalla redazione di pianetaoggitv.net. Dunque, veniamo subito alle news, quelle diciamo che meritano di essere poste sotto ai riflettori, le cosiddette anche top news. Subito l'attenzione a Roma perché c'è un allarme buche, è emergenza nella capitale per la situazione delle strade. Sospensioni saltate, pneumatici forati, il manto stradale privo di manutenzione da tempo. Si inizia a spaccare. Oramai siamo ad una situazione di questo tipo, ci sono danni alle autovetture e quindi si parla addirittura di veri e propri crateri lungo la carreggiata. Trappole fatali per le due ruote, il meteo prevede piogge a Roma e la Protezione Civile lancia l'allarme. E mentre sui social si ironizza con la dedica di un contest alla situazione e il divino Otelma, famoso personaggio che penso tutti oramai lo conoscono, lancia un rito, come si suol dire, propiziatorio contro le buche, l'assessora Gatta annuncia piano Marshall, stanzieremo risorse e aiuti ai municipi. E così è ridotta la nostra capitale, una delle città più belle del mondo, che a correrci sulle strade di Roma si rischia parecchio. Veniamo adesso ad un'altra notizia, riguarda, come sapete, noi abbiamo anche un'attenzione alla tutela degli animali, perché sono sempre così maltrattati dall'uomo di questo pianeta. Infatti, sentite qui che razza di notizie che ci arriva, che razza di notizie che ci arriva dal Veneto. Andrea Zanoni, noto ambientalista del PD, europarlamentare, ex europarlamentare, eccoci, segnala degli agnellini, scusate, lasciati morire di stenti all'interno di un furgone al freddo. Un gesto orribile, individuati comunque i responsabili da l'ULS e quindi sono stati denunciati alla magistratura. Io dico sempre, con riferimento anche alla vivisezione, a queste cose qui, che quest'uomo del pianeta Terra, quando esce di casa e incontra per sbaglio una qualsiasi forma di animale, qualsiasi ti sia, non solo bei animali, anche qualche topo o pantegana, come volete chiamarlo, dovrebbe vergognarsi di se stesso. Eh sì.
Veniamo dunque alla nostra homepage della testata pianetaoggitv.net, taglio primo, elezioni 2018, vincono 5 Stelle e Lega, crollo del PD e di Berlusconi. In collaborazione con la testata antimafia2000.com, da Di Maio a Grasso, nessuno ha parlato della lotta alla mafia nelle dichiarazioni post-voto. Articolo firmato dal direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Poi subito sotto una notizia molto triste che riguarda la scomparsa prematura a soli 28 anni di Susanna Crispino, tra le prime agende rosse e tra coloro che hanno costituito scorta civica di Palermo. Si era laureata in giurisprudenza con lode e aveva un grande sogno nel cuore, diventare magistrato seguendo le orme di Paolo Borsellino. Giunga un abbraccio affettuoso e colmo di dolore alla famiglia di Susanna in questo momento di grandissimo sgomento da parte della redazione del sito di Salvatore Borsellino, vale a dire 19 luglio 1992.com, da Antimafia 2000 e naturalmente anche da parte di noi di Pianeta Oggi TV e Radio Saius TV. Questa è una notizia che ci fa anche pensare perché queste sono le uniche speranze per un'Italia migliore, per un mondo migliore e purtroppo vengono a meno. Personaggi che magari sanno perfettamente, politici, che ormai sono anche alcuni scomparsi, morti, hanno vissuto fino a 90 anni, sanno parecchie cose sulle stragi che ci sono state nel nostro paese nei decenni scorsi, non hanno mai parlato, sono andati ora nella tomba insieme a tutti questi segreti, diciamo così, di Stato che la società italiana dovrebbe sapere. Bene, volevo dire, questi arrivano fino a 90 anni, è vero, hanno lunga vita. Io comunque mi auguro che a capolinea ci sarà qualcuno che gli farà vedere l'inferno dantesco come rose e fiori, ma per loro ci sarà un grande strido di denti. Io questo glielo auguro di cuore nel mio piccolo, perché di fronte a queste notizie, come il caso di Susanna, ma non solo, ci fanno veramente rimanere basiti. Qui abbiamo anche nel sito, c'è la fotografia, appena laureata. Vabbè, andiamo avanti. Italia, un arco Stato, mafia, in collaborazione sempre con la testata Antimafia 2000, e qui c'è l'articolo dal titolo, diciamo il sottotitolo, Il grave silenzio dei politici sulla lotta alla mafia, sempre a cura del direttore Giorgio Bongiovanni. Poi abbiamo un telegiornale di Telefriuli, all'interno del quale, o meglio in primo piano, ci sono delle notizie molto gravi riguardo dei maltrattamenti all'interno di una scuola contro dei bambini. E quindi, in ultima, in collaborazione con la testata QDP News della Marca Trevigiana, si parla del duplice omicidio della coppia di anziani avvenuto a Cison di Valmarino. Sono stati praticamente massacrati in giardino. E poi ricordo anche in fondo gli ultimi due articoli, ve li ricordo perché sono anche importanti. Il primo è questo, i possibili, tra parentesi, possibili ministri 5 Stelle, fuori Di Matteo. E questo la dice lunga, vi invito a leggere questo articolo, scritto sempre dal direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Poi infine l'editoriale del sottoscritto, che è solo il direttore di questa testata, pianetaoggitv.net, dove parla del non futuro su questo pianeta, facendo una radiografia di tutto il geoide. 22 e 12, a te la linea Ugo per il proseguo della trasmissione di approfondimento. Saluto Aaron Pettinari e va tutta la mia stima per il lavoro che sta facendo. A voi. Grazie Massimo, grazie per la compiuta descrizione degli articoli più importanti, quindi hai fatto bene a ricordarli. Di questo parleremo con il nostro ospite di sempre, oserei dire, il caporedattore Aaron Pettinari del giornale Antimafia 2000, diretta da Giorgio Bongiovanni. Buonasera Aaron.
Buonasera, buonasera Bene, Ugo, buonasera anche a Massimo e ringrazio per le parole e tutti quanti gli ascoltatori. Aaron, tu sei molto esperto, sei molto bravo in, diciamo, negli argomenti che parlano soprattutto di organizzazioni malavitose. E io vorrei partire proprio da questo punto, ricordando che anche ai nostri ascoltatori che le strade rotte non ci sono solo a Roma, ma anche dalle nostre parti. Io parlerei più di crateri che di strade rotte. Quindi, la cosa strana, caro Massimo, è che abbiamo notato un coordinamento nell'iniziativa compiuta dai politici di tutto il territorio nazionale, che in questo caso si sono trovati tutti uniti nell'operare e nel creare una disfunzione del traffico cittadino, dove hanno praticamente creato delle difficoltà con buche che sono presenti sia nel sud del paese che nel nord. In questo caso hanno dimostrato una coerenza, un coordinamento che in nessun altro attività loro affidata, quindi quella politica, hanno saputo dimostrare. Le strade rotte sono presenti dovunque. È come se avessero fatto un diktat. Va bene. Allora, parliamo con Aaron proprio di questo, perché non ci può non essere collegamento. Come mai, caro Aaron, abbiamo avuto il Movimento 5 Stelle che prima ha osannato il nostro dottor Nino Di Matteo, promuovendo la sua candidatura a ministro dell'interno, della giustizia, insomma, sarebbe stato forse meglio dell'interno, e poi magari è stata osteggiata, oppure comunque nell'elenco non c'è il suo nome, perché è stato osservato che forse avrebbe creato problemi all'elettorato. Tu che ne pensi di questo comportamento? Ma io da questo punto di vista sicuramente diciamo un po' colto di sorpresa la decisione diciamo, del Movimento 5 Stelle che fino a nella mancata nomina diciamo, di Matteo nell'elenco, la comparsa di Matteo nell'elenco dei candidati, non dei candidati, ma dei ministri. Ha colto di sorpresa perché fino a un certo periodo, potrei anche dire fino a quest'estate, sembrava veramente che potesse essere ministro degli interni, ministro della giustizia in pectore per quanto riguarda i pentastellati. Poi c'è stata una giravolta, diciamo, per certi versi, prima con delle dichiarazioni da parte di Di Battista e poi con dichiarazioni ufficiali. O presunte tali da parte di Di Maio che avevano dichiarato apertamente che non ci sarebbero stati magistrati nella formazione di governo nei vari incarichi. Adesso come si può cogliere questo aspetto? Io non credo che sia comunque, innanzitutto dobbiamo stabilire e vedere cosa accadrà da adesso fino a un mese, se ci sarà un governo, perché che direi che in questo momento è la cosa che più salta all'occhio, che sia vero i 5 Stelle hanno vinto, sia vero la Lega ha vinto nella compagine di centrodestra, ma nessuno ha i numeri per poter governare. Quindi di fatto bisogna innanzitutto capire quello che accadrà, se ci saranno, tra virgolette, chiamiamoli così, accordi. Se ci saranno inciuci, bisogna vedere. Sono con grande curiosità guardo al prossimo mese. Certo, si parla di un governo di responsabili nel caso in cui diciamo, si decidesse di fare un governo per poi riandare a votare, quindi rifare la legge elettorale e poi riandare a votare. Potrebbe, leggo che Renzi di fatto ha rassegnato le proprie dimissioni in queste ore e quindi si potrebbe aprire uno scenario con i 5 Stelle che si accordano con il Partito Democratico eventualmente, anche se perché c'è una parte del Partito Democratico, tra l'altro uno di questi è il Presidente della Regione Puglia, Emiliano, che sta spingendo forte per un accordo di questo tipo. E insomma, si guarda con curiosità a quello che accadrà. Certo, la giravolta che è stata fatta su Di Matteo non, diciamo che non è piaciuta, per certi versi. Io non so se è veramente ci sia stato un
una questione di opportunità politica, una decisione di poteri forti che non hanno eventualmente non hanno, hanno spinto affinché non ci fosse questo nome di Di Matteo. Non si possono fare speculazioni, nel senso che bisognerebbe verificarlo questo aspetto. Certo, ci sono più ipotesi. Io mi ricordo, per esempio, che quando ci doveva essere il nome di Gratteri, quando lo stesso Renzi aveva proposto Gratteri, ci fu il Presidente della Repubblica Napolitano che disse no, che non voleva un soggetto come Gratteri, che tanto quanto Di Matteo avrebbe potuto sicuramente cambiare il fronte della lotta alla mafia, della lotta alla corruzione, della lotta nel disvelamento magari di misteri, dei misteri d'Italia, una rivoluzione vera della giustizia in ecco. Italia. Scusami, questo sicuramente è un elemento, insomma, ecco. Scusate se intervengo da Venezia, ma c'è un attimo una notizia urgente, ve la do subito. Praticamente c'è stato un attacco a Vienna con un coltello, lo riporta la stampa locale, vediamo di capire cosa è successo. Dunque, almeno 3 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello a Vienna, è ancora in fuga l'assalitore, scattata una massiccia caccia all'uomo. Secondo i media locali, un uomo e 2 donne di età compresa tra i 40 e i 50 anni sono in gravi condizioni dopo essere stati aggrediti nella zona dello stadio Prater. Le 3 persone potrebbero appartenere alla stessa famiglia, una coppia e la loro figlia. Quindi la notizia è in corso, c'è questo assassino che è in fuga e quindi un po' come dire una scheggia libera che non si sa quali conseguenze può provocare quando se va a colpire qualche se va a colpire, insomma. Quindi notizia che terremo sotto controllo, semmai ci saranno aggiornamenti a fine programma. A voi di nuovo. Grazie Massimo. Io stavo rivolgendo una domanda ad Aaron, è una domanda che faccio a tutti noi. L'elenco è stato fornito prima delle votazioni. Il pretesto, uno dei pretesti è stato quello di evitare la presenza di un magistrato che avrebbe potuto inficiare, avrebbe potuto alterare l'esito delle votazioni. Ma se si fa una piccola operazione di strategia, potrebbe anche essere vero che dopo le votazioni la presenza del giudice, del dottor Di Matteo all'interno della compagine ministeriale non farebbe male a nessuno. Potrebbe essere anche questa una soluzione, se volessero. Ma io credo che dal momento che hanno presentato la lista non possano tornare sui loro passi, salvo che non vi sia un accordo di governo con altri partiti che magari, chiedono una loro rappresentanza, diciamo, nei quadri di governo. E questo potrebbe essere uno smacco, perdonami se ti interrompo Aaron, ma viene spontaneo, questo potrebbe essere uno smacco per il Movimento 5 Stelle, che ha sempre osannato presenze indiscutibili all'interno della loro compagine, e poi magari gli viene imposto da un altro partito che magari era stato un po' più chiacchierato. Sarebbe uno bello smacco per Ma questo sicuramente è un... cioè adesso sono curioso, ripeto, da una parte comprendo quello che si sente finora dalle dichiarazioni che emergono e dalle notizie che si stanno diffondendo, anche con questa lettera di Di Maio oggi al Quotidiano della Repubblica, lui si propone come di fatto... leader di questo nuovo governo, chiede a tutte le forze politiche di dimostrarsi responsabili e quindi fare un governo sul programma che loro hanno presentato, eventualmente trovare i punti d'accordo con altre compagini e in particolare innanzitutto mettersi d'accordo per quanto riguarda le figure del Presidente del Senato e della Camera, chiaramente. Certo. Questo è già la prima cosa. Da quello che ho capito non rinuncerebbe alla squadra di governo che ha presentato, da quello che ho capito. Poi chiaramente ci sono da qui a un mese, coinvolgeranno in primis il Presidente Mattarella e poi via via tutti quanti i partiti, perché Mattarella potrebbe magari sorprenderci e dire il governo non lo fa Di Maio, lo fa Salvini insieme a qualcun altro, cioè, quindi bisogna vedere quello che accade.
Certo è che il centrodestra, numericamente parlando, ha bisogno di meno persone. Leggevo le dichiarazioni di Brunetta nell'immediato, dice ci sarà la fila per riempire i 30-40 parlamentari che servono per una squadra erno marcatura centrodestra. Siamo alle solite, tra virgolette. Dice, ecco, però, si è aperto il mercato e si vedrà quello che accade. Sicuramente, per rispondere alla cosa che dicevi prima riguardo alla giravolta su Di Matteo, io credo che l'errore si può parlare, sia stato eventualmente di comunicazione, perché ripeto, certo è che in tutta quanta questa situazione Di Matteo si è trovato in mezzo suo malgrado, cioè nel senso i 5 Stelle hanno fatto per primi il nome, cioè questa seconda giravolta ha lasciato un po' così, diciamo, perplessi. Ma non solo, Aaron, credo che tu sia d'accordo anche che un'affermazione del genere potrebbe essere, diciamo, lesiva nei confronti di altri magistrati presenti in altre compagini politiche che hanno comunque partecipato alla competizione e non sono stati tacciati di compromissione, cioè non hanno avuto una negatività espressa in questo modo. Cioè, i magistrati ci sono in altre compagini elettorali, ci sono stati e sono stati ammessi anche dal direttivo del partito. Quindi questa affermazione non è soltanto un'affermazione che contraddice, diciamo, quello che prima hanno mostrato di voler fare, ma credo che crei anche dei problemi nelle figure professionali di così alto livello presenti anche nelle altre compagini. Ci sono delle discrepanze, delle valutazioni che sembrano diverse, insomma. Ma il discorso non so se si possa, diciamo, allargare alle altre, perché chiaramente si aprono un dialogo con le altre forze politiche che hanno al loro interno, mi viene su tutti i LeU di Pietro Grasso, se aprono un discorso in questo senso è ovvio che non possono riferirsi alle altre, a loro parlano per loro. Il discorso del magistrato che entra in politica è un discorso che può avere assolutamente una sua logica, l'ha avuta anche in passato, ma soprattutto quando si ha un ruolo tecnico, a mio avviso, come può essere quello di Ministro della Giustizia o Ministro degli Interni, per quanto riguarda tematiche come la sicurezza, appunto, la riforma della giustizia, la riforma della, anche il disvelamento di quello che può essere anche appunto le lotte in materia di lotta alle mafie, alla corruzione, può essere un contributo sicuramente importante quello che un magistrato può dare, perché sa per primo quello che, di cui ci sarebbe veramente bisogno. Detto questo, è anche chiaro, come hanno dichiarato più volte anche lo stesso Di Matteo, l'aveva dichiarato di fatto non chiudendo la porta a un'eventuale sua nomina come ministro, non come corsa politica, hanno fatto altri, ma è ovvio che un magistrato che entra in politica poi dopo non può più ricoprire quel ruolo che aveva fino a prima, quindi è ovvio che si deve dimettere dalla magistratura. Questo penso che sia una cosa chiara, ovvia, necessaria anche, perché ovviamente non potrebbe mai ritornare a ricoprire quel ruolo di magistrato se ha avuto un ruolo politico, anche se fosse solamente un ruolo come tecnico. Ma su questo penso che non ci sono ombre di dubbio, insomma, ecco. Ma non è così in tutta Italia, però, ci sono delle zone in cui non si ragiona. No, lo so, infatti c'è chi parla di una riforma, tranne l'elenco della riforma della giustizia, chi parla di riformare proprio questo, cioè di imporre a un magistrato di dimettersi nel qualora entra in politica. Credo che questo sia un aspetto importante. Sono d'accordo con quello che aveva scritto la collega Liana Milella rispetto al fatto che comunque per un magistrato, sia esso qualunque nome abbia, è legittimo, perché è un diritto costituzionale quello di fare politica, nel senso di candidarsi, presentarsi o accettare un ruolo come ministro. Non si può dire
non può passare l'idea di un discorso che uno dice il magistrato non può fare il politico, dove sta scritto, dove è detto, anzi sarebbe anticostituzionale. Ecco, però Aaron, io ti conduco ancora su questa strada della politica, che non è molto lontana da quella della malavita, insomma, della mafia, quindi ci troveremo a nostro agio. Facciamo un'ipotesi: se è vero che si crei o ci sarà la possibilità di fare un governo, chiamiamolo come vogliamo, un governo di scopo, un governo di programma, magari non riescono a trovare un accordo, quindi si fa il Presidente della Repubblica, stabilisce che ci sarà un governo di pochi mesi, giusto per modificare la legge elettorale. Non credi che questo atteggiamento del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto per alcune cose che sono apparse nei primi passi iniziali, e cioè venendo meno ad alcune promesse probabilmente che loro hanno fatto, potrebbe nuocere in una eventuale rinnovata competizione elettorale che si potrebbe verificare fra non molti mesi? Ma io credo che, allora, innanzitutto bisogna partire dall'idea, bisogna vedere quale sarà l'eventuale governo che può avere una forte componente chiaramente 5 Stelle, perché da lì chiaramente loro hanno fatto delle promesse che devono ovviamente mantenere, e se non le manterranno è ovvio che potrebbe aprirsi, diciamo, delle difficoltà. È ovvio che se si arriva così come è in questo momento, se si arriva al voto quasi nell'immediato, secondo me la situazione principale che c'è da dire è che si è in questa situazione non per colpa dei 5 Stelle, ma perché tre partiti hanno fatto una legge elettorale assolutamente certo, anticostituzionale, assolutamente certo, una boiata pazzesca, la definirei. Questa legge elettorale, perché ci consegna un non governo. Era evidente che questa legge elettorale era contro un'eventuale vincita del Movimento 5 Stelle, al di là delle idee che possono avere, che si possono avere, però era evidente che era così. E addirittura c'è stato chi, come Renzi l'altro giorno, ha detto: ma la colpa è del popolo italiano che ha difeso la Costituzione. Cioè, proprio eravamo arrivati alla follia. Alla follia più grande di tutte, insomma. Ecco, ma nelle ipotesi, diciamo, prevedibili, essendo ipotesi, sono prevedibili, quindi tutto ciò che è prevedibile può avvenire. Ci potrebbe essere, secondo te, una incapacità, impossibilità di accordo fra nessuna delle compagini presenti? Assolutamente sì, assolutamente, e quindi, sì. E quindi, ecco, perdonami Aaron, e quindi un rinnovato incarico all'attuale primo ministro, che potrebbe diciamo, condurre questo governo alla modifica della legge elettorale, cioè rimarrebbe in carica chi c'è ora. Rimarrebbe in carica chi c'è ora, ma questo comporterebbe, a mio parere, che si va a una modifica della legge elettorale, si torna, anche qualora si torni a una sorta di italicum, ballottaggio e quant'altro, eccetera, eccetera, io credo che in questo momento è evidente che siamo di fronte a un nuovo Parlamento, siamo di fronte a un cambiamento che è epocale, perché comunque abbiamo l'Italia in base ai quadri che è spaccata in due parti, e queste due parti, in tre poli, dove nessuno ha un'eventuale maggioranza. Io credo però che qualora si ritorni a votare, ci si concentrerà sui due poli principali che ci sono stati. Io credo, perché così facendo è come che si dimostra che non si vuole ancora una volta un governo a marcatura 5 Stelle, e a quel punto, a mio parere, credo che si potrebbe creare una situazione contraria, cioè ovvero il Partito Democratico chiamandosi fuori da una situazione come vorrebbero alcuni, come avrebbe voluto il Premier Renzi, seguendo il segretario Renzi, credo che la situazione sarebbe per il Partito Democratico veramente più difficile. Se ora ha qualcosa più del
a quasi il 20%, scenderebbe ancora, rischierebbe di scendere ancora. Questo è il mio parere, credo, però magari appunto mi posso anche sbagliare in questa valutazione, però mi pare abbastanza evidente che è la vecchia politica che non convince più gli italiani, cioè questo è il dato, al di là di tutto, perché hanno vinto da una parte il 5 Stelle e dall'altra ha vinto la Lega con Salvini, quindi Forza Italia, il vecchio blocco, i vecchi partiti si sono diciamo frantumati o comunque hanno perso gran parte del loro appeal, e questo è stato sia per il PD che per Forza Italia, che erano i due partiti che hanno fatto il bello e cattivo tempo in quest'ultima legislatura. Ecco Aaron, ma il nuovo, quello che definiamo nuovo, speriamo che non diventi vecchio prima ancora di apparire nuovo, perché insomma decisioni forti vengono chieste da tutto il territorio nazionale, come lo stesso Di Maio ha detto, in Sicilia addirittura un voto su due è stato dato al Movimento 5 Stelle. Quindi voglio dire, la richiesta dei cittadini è ben chiara e netta, cioè è quella di chiedere decisioni belle forti, e se non vengono prese in considerazione da un partito, anzi da un movimento come quello di 5 Stelle, che dovrebbe essere nuovo, e non vengono prese in considerazione, l'elettorato viene tradito. Sì, tradito, certo. Perché il segnale che hanno dato è ben preciso, non possono tradire questa indicazione, che è ben chiara, e il primo tradimento lo fanno non dando l'incarico al dottor Di Matteo come ministro, che sarebbe la figura, a mio modestissimo parere, la più idonea, sarebbe un segnale, un forte segnale di inizio. Quello sarebbe stato un fortissimo segnale nel fronte della lotta alla mafia e alla corruzione, un segnale di svolta. Cioè, esatto, noi esatto. Potremmo immaginare Di Matteo, per dire Di Matteo, ma uno potrebbe anche dire un Gratteri, un Davigo, una figura diciamo forte avrebbe potuto fare sicuramente molto a mio modesto avviso. Detto questo, io credo che dal punto di vista tecnico diciamo che ancora il Movimento 5 Stelle, intendo il nome di Di Matteo proprio come aveva magari inizialmente prospettato, anche se non con le dichiarazioni ufficiali, ma diciamo strizzando l'occhio, chiamiamola così, diciamolo, definiamola così, o facendo intendere a molti, perché in molti pensavano che probabilmente ci sarebbe stato quel nome come ministro, hanno, non so se la parola è giusta, tradito l'elettorato, però sicuramente hanno lanciato un segnale. Un segnale su quello che, che possono o non possono fare. Chiaramente io credo che da questo momento in poi, da parte degli elettori eventuali che hanno votato il Movimento 5 Stelle, noi come Antimafia 2000 non siamo apertamente schierati, diciamo abbiamo appoggiato magari le persone che magari conoscevamo e che hanno fatto della lotta alla mafia un loro barlume. Faccio alcuni esempi, può essere stata per esempio, a nostro avviso siamo molto contenti del fatto che il Movimento 5 Stelle non ha rinunciato, sembra che non voglia rinunciare a Giulia Sarti come propria esponente, diciamo così, perché sappiamo quello che ha fatto nella lotta alla mafia. Non siamo stati contenti del fatto che il Partito Democratico ha voluto rinunciare con leggerezza a Beppe Lumia, non siamo stati magari contenti, abbiamo visto quello che le proposte che sono state fatte insomma da alcuni componenti, le proposte per la lotta alla corruzione che avevano portato avanti magari anche partiti che non ce l'hanno fatta, che non sono entrati nel nuovo Parlamento, penso anche a la lista del popolo, ma nella maniera più laica possibile abbiamo guardato a questa campagna elettorale. Io credo che, come ha giustamente scritto il nostro direttore Giorgio Bongiovanni,
nel concreto quasi nessuno, se non nessuno, è entrato affrontando i temi della lotta alla mafia, della lotta alla corruzione. Questo è un dato di fatto. Anche i segnali si lanciano così. Un segnale può essere appunto quella della nomina di un ministro o di un altro, un segnale è il contenuto di di una campagna elettorale. Se ne è parlato, sì, in maniera generica. C'è chi dirà che appunto si è parlato anche di mafia e corruzione, ma molto in maniera generica, più che strettamente affrontando il problema per quello che è. C'è un fenomeno che da 150 anni è lì e che non si schioda e che non si muove, che muove miliardi. Si è parlato appunto del fenomeno come la corruzione, che va affrontata, va liberati da questa corruzione, si sono ricordate le sentenze, magari la sentenza dell'Utri per quanto riguarda Silvio Berlusconi, il fatto che Berlusconi faceva campagna elettorale per il centrodestra, ma nel profondo, per carità, tutte quante cose importanti, ma nel profondo veramente non ha parlato nessuno, e anche i programmi, se si vanno a leggere, sono generici, non si entra nello specifico. E infatti questo è un dato di fatto. Poi il resto chiaramente si vedrà, ripeto, non la vedo in maniera difficile in questo momento, dove siamo di fronte a un non governo, perché non abbiamo un governo, e di fronte all'eventualità che non ci sia un governo, l'unica evidenza è quella che appunto per il contrasto alle mafie, la lotta alle mafie, la lotta alla corruzione, non si è fatto quasi niente fino adesso, o poco o nulla, ci sarebbe ancora tantissimo da fare, e ancora una volta, a quanto pare, visto che la prima cosa sarà non la lotta alla corruzione, ma la nuova legge elettorale, evidentemente passerà in secondo piano anche in questa tornata, insomma. Il rischio alto è altissimo, c'è ed è altissimo, è inutile nascondersi dietro un dito. E infatti, come dici bene tu, Aaron, la lotta alla mafia è uno dei punti che dovrebbe essere il primo di ogni iniziativa, di ogni partito, e diciamo, sembra quasi che sia entrata nella struttura genetica, ormai sembra che si riproduca da sola come un processo di clonazione, per cui è quasi fa parte, insomma, del nostro vivere quotidiano e quindi del nostro Stato. Però hai fatto il nome della onorevole Sarti, e qui noi facciamo gli auguri per la sua elezione, e proprio attraverso nella nostra radio, ricordo che è stata nostra ospite, e a lei abbiamo rivolto la domanda se il loro movimento fosse pronto per affrontare una patologia così grave come il cancro della mafia, e pronti a combatterlo e a liberare questo paese da questa malattia incurabile, o perlomeno incurabile fra virgolette, è giusto per definire una malattia di grave entità. E lei, ricordo che ha risposto prontamente che il loro movimento è pronto, è in grado, sarà in grado di affrontare e risolvere questo problema. Bene, allora, se è vero che abbiamo un movimento che ha deciso di fare questo, non vedo come possa farlo escludendo, scusami se ritorno sull'argomento, le persone fra le più preparate nel nostro paese, non solo il nostro paese, perché hanno studiato bene il fenomeno. Allora, se questo non si dovesse verificare, anche questa sarebbe una promessa mancata. Ma credo che le parole, le promesse, tutte quante queste voci, diciamo, le chiacchiere stanno a zero, si dice, come detto. Guardare ai fatti. Di chiacchiere se ne sono fatte tante in questi anni, se ne sono fatte tante in questi mesi, e probabilmente se ne continueranno a fare tante, perché comunque è proprio della politica fare più dare fiato alla bocca che non fare i fatti. Io mi auguro di essere chiaramente smentito in queste dichiarazioni da chiunque avrà l'incarico di governo, molto semplicemente perché credo che la lotta alla mafia, la lotta alla corruzione sono delle lotte che non hanno colore politico, non dovrebbero averlo perlomeno. Il problema è che vengono vissute così,
Il problema è che forse è tutta quanta la politica che non vede la convenienza nel fare un contrasto di questo tipo, una lotta di questo tipo. Sicuramente il Movimento 5 Stelle ha fatto di queste parole di onestà, di lotta alla corruzione, anche lotta alla criminalità, seppur in maniera generica, l'ha usata parecchie volte in questi anni. Se avrà l'incarico di governo, mi auguro che si ricorderanno di queste parole, anche perché magari chi li ha votati è anche per questo motivo, e anche perché li ha sentiti. Bene, Aaron, io ti voglio dedicare a questa trasmissione gli ultimi minuti ad un argomento di cui tu sicuramente sei ben informato, e far fare alcune riflessioni. C'è stato un decreto di conferma per i vertici dei servizi, parlo del CSR e del Copasir. Sono stati confermati, se non ricordo male, per un anno, per 12 mesi, e questo è sia il comitato interministeriale per la sicurezza, sia il comitato quello del Parlamento per la sicurezza. Questa conferma, secondo te, era nelle previsioni o è una conferma strategica? Ma la notizia di oggi della conferma dei vertici dei servizi, io non so definire se sia una questione di strategia. Certo, è possibile che in questo momento proprio c'è un nuovo governo, c'è un governo dimissionario e si fanno gli incarichi. Mi sembra un po' una roba un po' fuori dalle righe, insomma, ecco. A meno che non si sta muovendo già qualcosa per quanto riguarda eventuali accordi politici che da qui a breve, insomma, potrebbero esserci per quanto riguarda le eventuali coalizioni, sia quella di centrodestra che quella eventuale con 5 Stelle o Partito Democratico. Addirittura c'è chi ha ipotizzato 5 Stelle e Lega. Non lo so, mi sembra una situazione sicuramente anomala dal punto di vista tecnico, che a me non mi ispira moltissimo il fatto che vengono fatte le nomine all'ultimo momento, pur restando che andavano fatte, però magari forse era il caso che gli incarichi venissero assegnati a un nuovo governo e non da quello dimissionario. Ricordiamo che il presidente del comitato, è uno dei comitati, è un leghista, se non ricordo male, quindi è un leghista che sta a capo, quindi è stato riconfermato. Va bene, allora io credo che non abbiamo altro tempo se non per fare alcune riflessioni su due articoli di cui tu sei stato autore, e cioè la difesa di Brusca, che fa virgolettato ha raccontato i fatti. Questo è un articolo di tua mano che hai fatto il 22 del febbraio del 2018. E quello che fa, accanto all'altro articolo di cui faccio ricordo il titolo, e cioè quello relativo alla difesa dei carabinieri, dove c'è un termine di cui ti volevo chiedere spiegazioni, cioè c'è un termine definito mascariare, ecco, è stato espresso. Che significa mascariare? E c'è una frase che è stata pronunciata in questo processo che si è tenuto questo è l'articolo del 1 marzo del 2018, è un articolo di tua mano. Ci puoi dire qualcosa di più su quello che è stato detto da Brusca e dai suoi legali e su questo termine mascariare? Ma il termine mascariare, parto dalla fine, il termine mascariare significa gettare fango in qualche maniera o diffamare o comunque riempire di male lingue, diciamo così, in questo caso le figure
di Mori, Subragni e De Donno. Questa è la parola che è stata usata dall'avvocato Basilio Milio durante la propria arringa difensiva per parlare del processo e parlare dell'accusa dei PM nel processo trattativa Stato-mafia, in quanto secondo Mori, secondo il legale di Mori, non sono stati commessi reati da parte dei carabinieri. Ovviamente si fa forte delle assoluzioni che ci sono state per la mancata perquisizione del covo di Rina o della mancata cattura di Bernardo Provenzano al mezzo Iuso, perquisizioni che sicuramente delle sentenze che sicuramente hanno un peso, ma nella ricostruzione del legale che ha cercato di dire che praticamente c'è il ne bis in idem, o in quanto meno non si può processare per gli stessi fatti un imputato, bisognerebbe ricordare che in realtà il fatto che veniva contestato nel processo Mori Obinu, quello per cui è stato assolto, era appunto il mancato blitz. Qui si parla di altri fatti e viene contestato il attentato a corpo politico dello Stato, che entra in quei contatti, secondo l'accusa, che Mori ha avuto con Vito Ciancimino e quindi con soggetti che erano vicini alla mafia. Si sono sempre difesi i legali dicendo che erano delle attività giudiziarie, fatto sta che comunque non ho mai avvisato di quegli incontri l'autorità giudiziaria, non sono state trovate nessun tipo di relazione o nessun tipo di attività che fosse collegata a quei dialoghi che giustificano quindi l'attività giudiziaria, l'esistenza di un'attività giudiziaria. Da qui la difesa di Mori, che comunque continuerà domani anche a parlare, del processo di trattativa Stato-mafia si riprende domani mattina. Per quanto riguarda Brusca, il collaboratore di giustizia, ha sicuramente dato un... il legale ha detto questo, ha raccontato fatti. È un collaboratore di giustizia che viene riconosciuto attendibile da praticamente tutti quanti, in quasi tutti i processi che dove ha testimoniato. L'attendibilità di Brusca non viene messa in dubbio se non nelle misure in cui ci sono stati alcune dichiarazioni retroattive, ma non viene... questo è perlomeno quello che dicono i legali, che ovviamente osteggiano Brusca, ma per quanto riguarda è stato sempre riconosciuto l'articolo 8 a Brusca. L'articolo 8 significa le attenuanti proprio per la sua collaborazione, quindi speciale. Significa che le sue parole sono riscontrate o comunque assumono una certa veridicità. Ci sono chiaramente Brusca, perché è importante all'interno del processo? Perché Brusca è quello che racconta del papello di Rina, racconta degli incontri che c'erano stati con Mangano e con Bagarella per dare mandato a Mangano di contattare Dell'Utri e tramite Dell'Utri poi contattare Berlusconi. Cioè racconta dei fatti, dei tasselli importanti nella ricostruzione dell'accusa e ovviamente scusami Aaron, nel tuo articolo credo di comprendere, di capire che ci sia stata una specie di, diciamo, di ribellione, insomma, di Rina, perché si chiedeva cosa dovesse essere affidato al Mangano che non si potesse chiedere in altro modo. Sì, c'è stata anche questo, diciamo che le parole di Rina vanno prese per quello che sono. Nella misura in cui lui parla, bisogna interpretare quello che stava dicendo. Bagarella e Brusca, evidentemente, perché non ci si dimentica delle cose del passato, perché Bagarella e Brusca hanno contattato
mangano per arrivare a Dell'Utri. E giustamente Rina dice, ma c'era bisogno di mangano per arrivare a Dell'Utri? Noi non ci dobbiamo dimenticare le parole di Salvatore Cancemi, un altro collaboratore di giustizia deceduto, ex boss di Porta Nuova, che aveva dichiarato che a un certo punto Mangano è stato esautorato da Rina nel rapporto con Berlusconi e Dell'Utri, perché dice lui stesso di aver saputo, perché Mangano è del mandamento di Cancemi, è lo stesso medesimo mandamento, e praticamente a un certo punto Rina avrebbe detto a Cancemi: Totò, dici a Mangano che si decideva levare le mani da questa cosa qui, perché ora li prenderò direttamente in mano io questi rapporti. Quindi di che cosa parliamo? Forse in questo senso vanno lette le dichiarazioni di Rina in carcere, quando dice: ma c'era davvero bisogno di Mangano? Forse che i contatti ce l'aveva anche qualcun altro? Contatti che poi dopo sono stati evidenti in base ai racconti che ha fatto Gaspare Spatuzza, anche da parte di un altro capomafia, Giuseppe Graviano di Brancaccio, che tra l'altro era dello stesso paese di Dell'Utri, nella stessa zona di Dell'Utri, insomma, entrambi sono di quella zona. Certo, riprendo io la conduzione perché abbiamo perso Ugo Lombardi, c'è stato un breve problema tecnico. Aaron, volevo chiederti una cosa, vediamo se è arrivato intanto Ugo Lombardi. Sì, c'è stato un momento di... Perfetto, allora a te la linea, Ugo, prosegui pure, che andiamo in conclusione. Io ho perso un po' quello che stava dicendo il nostro amico Aaron. Credo che abbia finito la sua... Aaron, ci sei? Sì, sì, ci sono. Scusami, non so se tutti o io solo ho perso la risposta. Stavi facendo delle considerazioni su Lina? Sì, ho semplicemente concluso dicendo che appunto che i contatti, cioè le parole di Rina vanno prese per quello che sono. Cosa stava dicendo? Che aveva una strada sua, che aveva una strada diversa? Erano queste anche le domande che si faceva all'avvocato Fiermonti in aula, su cosa voleva dire Rina con quelle parole. Però è un dato di fatto che c'è un altro collaboratore di giustizia che aveva detto proprio questo, che il contatto con Rina ce l'aveva diretto con questi soggetti e che aveva fatto togliere Mangano di mezzo in questo senso. Quindi probabilmente era questo il dato, l'elemento, diciamo che non si può dimenticare. Era più credibile quando sapeva di non essere ascoltato, insomma. Ma Rina, io credo che in carcere la considerazione è questa: i capi mafia, secondo me, per certi versi in quel momento, cioè, sanno che i loro colloqui con i familiari vengono registrati, tutti i colloqui con i familiari. Certo. Per quanto riguarda gli altri, ci deve essere un'indagine in corso. Loro non possono sapere se c'è un'indagine in corso oppure no, per quanto riguarda i colloqui a passeggio o quant'altro. Quindi, secondo me, Rina, chiaramente nella misura, perché ci sono dei passaggi in cui Rina dice anche robe che non esistono, insomma, ecco. Dice pure che lui, appunto, di trattativa e di papello non ne sa nulla. Poi dopo però dice anche una cosa interessante. Dice: non sono la detta a dei secondini, agli agenti di polizia penitenziaria, ha detto: sono loro che mi sono venuti a cercare, non io che ho cercato a loro. E quindi qual è la verità? Va bene. E dopo questa ampia carrellata di argomenti affrontati come sempre con molta puntualità da Aaron Pettinari, il nostro caporedattore di Antimafia 2000, qui che ringraziamo per essere stato nostro ospite. Ringrazio io a voi. Siamo costretti a chiudere perché abbiamo il tempo ormai alla fine. E prima di passare la linea a Massimo Bonella per le ultime notizie, rinnovo il saluto ad Aaron Pettinari e lo ringrazio per la sua puntuale partecipazione. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro altrettanto. Ciao Ago. Ciao a tutti. Prego Massimo. No, guarda, io ti ritrovo, sì, buonanotte, ti rimetto nuovamente la linea perché per due motivi. Primo,
Perché veramente sono le ultime energie di questa giornata che è stata molto intensa. E poi non ci sono notizie, diciamo, di rilievo per quanto riguarda l'attacco con coltello a Vienna. Non ci sono aggiornamenti per il momento, quindi alle 22.57 io ti restituisco la linea. Chiudiamo qui da Pianeta Oggi TV. Bene, allora a quest'ora salutiamo i nostri ascoltatori, li ringraziamo per la loro pazienza che hanno avuto per ascoltarci fino a quest'ora e ridiamo la linea al nostro regista Ugo Moreno per i saluti. E arrivederci. Ti ringrazio Ugo, mi accodo ai saluti, ovviamente ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi. Saluto tutto il condominio di Radio Saiuz, ormai come di consueto. E niente, a risentirci fra una settimana. A risentirci fra una settimana. Buonanotte. Benissimo. Grazie, arrivederci.